Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale la recensione di lui, un nuovo drone di casa Lowlin, questo marchio che vende direttamente su Amazon e che produce droni non professionali ma molto divertenti, soprattutto per bambini, ragazzini e adulti che vogliono iniziare ad approcciarsi al mondo dei droni. Avevo già portato loro due, il Lowlin X27, il Lowlin U61, oggi tocca a lui, il Lowlin Z3. Questo drone richiudibile, molto leggero, perché parliamo di un drone che pesa solo 131 grammi con la batteria, quindi un drone davvero inoffensivo per il suo peso, che va diciamo ad affiancarsi agli altri droni di casa Lowlin. Questo in particolare, l'X27, è un drone che vi straconsiglio per far imparare un bambino o per imparare voi adulti ad utilizzare un drone, perché è un drone completamente protetto, è un drone che ha i sensori anticollisione, quindi un drone che ho recensito e che tuttora vi straconsiglio. Mentre qua parliamo di lui, questo drone che ha come particolarità ovviamente che è richiudibile, che ha una fotocamera in HD, quindi 720p, però chi acquista questo drone, ragazzi, non lo acquista perché ha la fotocamera, sia chiaro, come questa versione qua che ha la fotocamera, ma nessuno acquista questi droni perché wow, hanno la fotocamera. Li acquistano perché sono divertenti e sicuri, perché Lowlin è un marchio che punta molto sulla sicurezza costruttiva, quindi questi droni hanno tutto dalla loro una sicurezza costruttiva, anche se li diamo in mano dei bambini. Ovviamente non sto parlando di bambini di 3 anni, ma bambini che hanno magari 6, 7, 8 anni andando in avanti, hanno una qualità costruttiva davvero sicura, soprattutto per fili che non si vedono, quindi fili che non si possono strappare, e sono davvero droni fantastici. E ovviamente sono droni che volano benissimo, appunto perché sono adatti un po' a tutte le età. Questo Z3, a differenza degli altri due modelli di casa Lowlin, ha l'optical flow, quindi ha questa telecamerina sotto di sé che gli permette una maggiore stabilità di volo, un hovering migliore un po' in tutte le situazioni, mentre loro sono un pochino più da pilotare, perché a parte il giroscopio non hanno nient'altro, ma rimangono appunto per questo motivo dei droni fantastici per imparare. Mentre lui, come vi stavo dicendo, e guardate quanto è piccolo e quanto è diciamo semplice l'apertura e la chiusura dei bracci, e lo fa diventare un drone davvero importante dal punto di vista delle dimensioni, ma il peso è bassissimo perché, come vi ho detto, abbiamo 131 grammi compresa di batteria. La batteria è qua dietro e vedete come Lowlin punta sempre ad avere tutto molto coperto, molto sicuro. Infatti la batteria non si vede, i fili non si vedono, ed è una cosa che abbiamo su tutti i droni Lowlin. Anche un drone come questo, semplicissimo, con però caratteristiche interessanti per l'anticollisione, ha la batteria che non si vede, i fili che sono coperti, cioè tutto non si vede, ed è una cosa da non sottovalutare quando lo utilizzano dei bambini. Il drone, come vi ho appena detto, ha l'optical flow che vi sto facendo vedere qua sotto, e la fotocamera 720p, che però è di qualità abbastanza scadente dal punto di vista qualitativo delle immagini. Poi nella confezione troviamo il radiocomando, il paraeliche con il cacciavite per sostituire le eliche, e altre due batterie più quella che c'è in questo momento all'interno del drone. Parliamo in totale di 60 minuti di autonomia, quindi circa 20 minuti a batteria di divertimento. E ragazzi, avere un drone con 60 minuti di possibilità di volo, tanta roba. E poi comunque abbiamo quello che è il cavetto di ricarica, che ci dà la possibilità di ricaricare le batterie anche con un power bank, quindi anche se siamo in giro, siamo in un campo, siamo a fare un picnic, possiamo utilizzare questo drone e ricaricare comunque le tre batterie, che comunque ci danno 60 minuti di autonomia, con un power bank, e avere ulteriori minuti di utilizzo. Poi abbiamo le eliche di ricambio. E poi abbiamo il manuale di istruzioni, il quick start, quindi quello veloce, o il manuale completo, comunque sempre in italiano, perché Lowlin inserisce sempre anche la lingua italiana, e come ripeto in ogni video, non è da sottovalutare il fatto di avere le istruzioni in italiano. Adesso diamo un'occhiata veloce al radiocomando. Il radiocomando bello perché è bianco, quindi già è affascinante e carino di suo. Il supporto per lo smartphone a molla, non acquistatelo per questo motivo, acquistatelo perché è divertente, perché è sicuro, perché vola bene, perché lo potete usare in casa e via dicendo. Però ragazzi, non acquistatelo perché fa foto e video, perché poi rimanete delusi, perché la qualità ovviamente da quel punto di vista non è un granché. Per utilizzare il radiocomando dobbiamo inserire 4 batterie AA non incluse in confezione, ma però adesso è arrivato il momento più importante, quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a testare questo Lowlin Z3. Andiamo!
Ok ragazzi, ci siamo. Adesso vado a collegare le batterie. Per collegare le batterie è semplicissimo, basta collegare queste due spinettine una nell'altra. Ovviamente solo in un modo entrano, quindi è impossibile andarle a collegare in maniera sbagliata, appunto per un discorso sempre di sicurezza. Inseriamo bene il cavo, chiudiamo lo sportellino e voilà, non abbiamo più all'esterno nessuna parte sporgente pericolosa, che è appunto uno dei punti di forza di Hilo All-In. Quindi andiamo a tenere premuto il pulsante qua sopra, vedete che i LED iniziano a lampeggiare, vado ad appoggiare, andiamo ad accendere il radiocomando, il drone come vedete sta lampeggiando anche il radiocomando, a questo punto vado a aprire l'applicazione, L'All-In Z3 è disponibile sia per iOS che per Android, perfetto, vedete che adesso c'è il mio dito davanti allo schermo, quindi l'applicazione adesso è collegata alla rete wifi del drone, però adesso il radiocomando non è collegato al drone. Per collegare il radiocomando al drone è semplicissimo, basta andare a spingere in avanti lo stick poi in giù e il drone non lampeggia più e neanche il radiocomando. Quindi adesso i due dispositivi comunicano e siamo pronti a decollare. Per decollare è semplicissimo, basta tirare gli stick in basso verso l'interno, si accendono i motori e basta dare gas. Adesso lo facciamo stabilizzare un attimo, perché comunque come vi ho detto lui ha l'optical flow che gli permette un overing anche interno, perfetto, non sto toccando niente, guardate l'overing, direi ottimo per un drone molto molto se vogliamo giocattolo, chiamiamolo così, perché comunque è un drone un po' di quella categoria, però rimane sicuramente un overing più che accettabile e sicuro. Io non sto usando i paraeliche, ma vi straconsiglio di usare i paraeliche se utilizzate il drone ovviamente all'interno, perché comunque le dimensioni del drone sono abbastanza importanti quando è aperto ed è un attimo andare a sbattere con le eliche da qualche parte, quindi io ve le straconsiglio anche se io in questo momento non le sto utilizzando. Il drone è molto molto divertente e sicuro anche nei movimenti, quando lo facciamo ruotare guardate come si muove con lo scatto, questo comunque ci dà molta più sicurezza perché il drone si posiziona subito stabile nella rotazione, nel senso che quando lo facciamo ruotare su se stesso trova subito una posizione, che è strano per noi che utilizziamo droni di tutt'altro livello, però secondo me per chi inizia a pilotare un drone è davvero sicura e interessante come funzione. La fotocamera, come vi ho detto, è di basso livello come state vedendo, quindi non aspettatevi qualità di video e foto, non acquistatelo per questo motivo, acquistatelo perché vi danno tre batterie con 60 minuti di divertimento e un drone sicuro dal punto di vista del volo e appunto della qualità costruttiva, come vi ho detto, anche se lo regalate a Natale per un bambino, per un ragazzino, perché sicuramente è un regalo super apprezzato. Adesso volevo farvi vedere andare all'esterno, perché comunque è un drone che si può utilizzare tranquillamente anche all'esterno, mi metto il giubbetto e poi vediamo come si comporta all'esterno. Quindi vado a mettermi il giubbetto, lo lascio qua fermo in overing. Come vedete lui sta lì, il radiocomando è sul divano, lui sta fermo in overing, ovviamente non ha l'overing di un DJI, però un overing più che sicuro, perché è ancora lì fermo dove l'ho lasciato. Quindi apro la finestra, ok, quindi c'ho la stufa che va, apro la finestra, mia moglie mi ammazza, però i test vanno fatti così. Allora, quindi direi che è il momento di uscire, quindi andiamo. Quindi vedete che anche all'esterno l'overing continua a essere davvero molto buono, per essere comunque sempre un drone giocattolo, ripeto, o quasi giocattolo. Adesso ci facciamo un giro giusto per vedere come si comporta all'esterno e ragazzi è bellissimo, nella sua economicità, perché comunque con tre batterie, ok, 100 euro non sono pochissimi, ma con tre batterie secondo me iniziano a essere 100 euro spesi bene, perché abbiamo davvero 60 minuti di autonomia, mettendo insieme le tre batterie, in più se le ricarichiamo col power bank continuiamo ad utilizzare il drone anche se non siamo a casa, ricaricando una batteria in fila all'altra. Guardate, non so se lo vedete perché lui è bianco,
e c'è le nuvole bianche in questo momento, quindi non so come lo state vedendo, spero bene. Adesso mi abbasso così almeno lo rivediamo. Eccolo qua, andiamo verso la telecamera, opla, saliamo, riscendiamo, opla. Cioè, guardate il divertimento, non sto toccando niente ed è fermo, immobile. Quindi questa è già una cosa che rende il drone piacevole da utilizzare e molto sicuro per qualsiasi età si utilizzi il drone. Ovviamente parlo di età accettabile, 6-7 anni in su, non datelo in mano a un bambino di 3 anni ovviamente, ma 7-8 anni con voi presenti è un drone che è tanta tanta roba, anche perché come vi ho detto 131 grammi lo rendono davvero molto inoffensivo, se ci mettete poi anche paraeliche ancora più inoffensivo. Quindi facciamo un piccolo volo qua, via, opla, torniamo, oh, è divertente, divertente, divertente ragazzi, è tanta roba da questo punto di vista. A Natale se lo regalate spacca, un ragazzino che si trova un drone così a Natale sotto l'albero spacca di brutto, perché esteticamente è bellissimo, bianco così, richiudibile, divertente da utilizzare, tanta tanta roba. Adesso riatterriamo perché comunque avete capito che è fantastico come regalo di Natale questo drone. All-in dal punto di vista sicurezza, costruttiva, secondo me è il numero uno, perché potete acquistare droni più economici di questo sicuramente nei vari store cinesi, ma non hanno la stessa qualità costruttiva a livello di sicurezza se la date in mano a un bambino o ragazzino che ha l'all-in, perché qua non avete fili, antenne che avanzano fuori, cioè non c'è niente, è tutto protetto, come poi gli altri droni l'all-in, quelli che ho già provato qua sul canale. Il loro concetto è creare droni anche per età molto giovani, appunto dando una sicurezza sia nel volo che appunto nella costruzione del drone. Quindi vado a riatterrare, opla, perfetto, atterraggio perfetto. Allora ragazzi, cosa dire di questo Lowlin Z3? Che se lo regalate a Natale fate una figura incredibile, perché è tanto tanto divertimento. Come vi ho detto, non compratelo per questo motivo, cioè foto e video, anche no, anche se potete metterlo e magari un ragazzino si perde via a vedere che sta inquadrando con il drone, però non per avere risultati di foto e video ovviamente, però per il resto fantastico. Poi con, come vi ho detto, i 60 minuti di autonomia utilizzando le 3 batterie e in più la copertura data da Amazon, perché loro vendendo direttamente su Amazon vi danno diritto alla copertura clienti di Amazon, quindi possibilità di restituire il drone anche adesso prolungata fino alla fine di gennaio, possibilità di restituirlo in caso di problemi, cioè tutto quello che è la garanzia a clienti di Amazon. Quindi ragazzi, spero di avervi portato un drone interessante. Ovviamente qua sul canale vi porto sempre droni di tutti i tipi, basta che hanno delle eliche, io ve li porto qua sul canale, che siano droni da 1000 euro o che siano droni come in questo caso da 100 euro o delle volte anche dei droni da 20 euro, quindi qualsiasi tipo di drone qua lo trovate, oltre ovviamente a tante altre cose che di cui sono davvero molto appassionato. Quindi ragazzi, vi straconsiglio questo Lowlin come regalo di Natale, assolutamente sì. Se questo mio video in cui vi ho portato appunto questa recensione, questo test di questo Z3 di Lowlin vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, voli in FPV, stampe 3D, le location dove vado a volare con i droni, quindi tantissime cose arrivano lì. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove porto anche gli sconti magari di questo Lowlin, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo o una recensione come questa. Ciao!